forza, facciamo dolcetto scherzetto. Tieniti pronto quando grandma apre la porta. Di dolcetto scherzetto. Ora di dolcetto scherzetto. Dolcetto scherzetto. Però, accipicchia, che meravigliosi costumi. Grandma, ciao, sono io, Dora. Oh. Guardate, ma è grandma questa sera si è mascherata da zucca. Bella maschera. Grandma, ti presento un nostro nuovo amico, il piccolo mostro. Ciao. Grandma, tu ce l'hai qualche dolcetto per noi? Certo, ecco qua i vostri candy. Candies, chewing gums and chocolates. Oh, thanks. You are welcome. Sembra proprio Swiper la volpe. Quella volpe ladruncola prova sempre a rubare tutte le nostre cose. Ora proverà di sicuro a rubare i nostri dolcetti. Se tu vedi Swiper, urla Swiper. Tu vedi Swiper? Dove? Proprio dietro di noi. Swiper! Adesso dobbiamo dire Swiper non rubare. Swiper non rubare. Swiper non rubare. Swiper non rubare. Accidenti. Swiper, se anche tu vuoi avere ad Halloween un dolcetto, tutto quello che devi dire è dolcetto scherzetto. Dolcetto scherzetto. Grazie! Oh, dolcetti buoni! Ippi-ippi-ippi! Ippi-ippi-ippi! Io adoro Halloween! Mamma! Papà! Sono a casa! Sono a casa! Oh, finalmente, piccolo mostro! Sei a casa! Sei a casa! Oh, piccolo mostro! Sono davvero felice di rivederti! Sono arrivato a casa in tempo! Viru! Viru! Controlliamo insieme il grande orologio. Che numero sta indicando la freccia del grande orologio adesso? Il 12. Sei arrivato a casa appena in tempo. Sì! Grazie per averlo riportato a casa. E siete arrivati tutti proprio in tempo per la nostra festa di Halloween. Che bello! Una festa di Halloween! Forza, ragazzi! C'è una grande quantità di dolcetti dei mostri, di biscotti dei mostri e di frutta dei mostri per tutti quanti voi! Sì, evviva! Una festa di Halloween! C'è la parata di Halloween, segui i passi, accanto a noi marcerai. Sono tutti mascherati già, da cosa non si sa. Look, lì c'è Piggy il pirata, corre più veloce che può. Cosa si è mascherato? Sì, da biscotto! Facile, no? Ottimo lavoro! Ehi, guardate! Là c'è Isa l'iguana! Ha un paio d'ali per volare! Da cosa si è mascherata, Isa? Da farfalla! Impossibile sbagliare! Sei davvero bellissima! C'è la parata di Halloween! Sì. Passi accanto a noi marcerai. Se vorrai con noi marcerai. Segui passi accanto a noi marcerai. Se vorrai con noi marcerai. Segui passi accanto a noi marcerai. Sì! Oh, accidenti, così proprio non va. Ehi, questa sembra la voce di Benny il toro. Guardate, laggiù ci sono Benny, il grande pollo rosso e... Tico! Dora, Dora, dovete darci una mano! Abbiamo fatto tre belle divise da pompieri per la parata di Halloween! Ma i nostri costumi si sono tutti mischiati! Ma... That's not right! Vi aiuteremo noi a indossare i costumi della taglia giusta! Yes! Prima di tutto dobbiamo mettere in ordine di grandezza i nostri amici! Chi è l'amico più grande di tutti?
Il grande pollo rosso, esatto. E chi è il secondo più grande? Benny il toro. Ora chi è il più piccolo? Tico lo scoiattolo. Adesso dobbiamo trovare il cappello più grande. Qual è il cappello più grande? Esatto, that's the biggest one. E ora qual è il cappello più grande? Yes, that's the next biggest hat. Qual è il cappello più piccolo? Right, that's the smallest one. Adesso dobbiamo scegliere le giacche della misura giusta per i nostri amici. Which is the biggest one? L'hai trovata! Which one is the second biggest? Eccellente! And which one is the smallest? Very well! Ottimo lavoro! Great! Thank you very much! Ma, stiamo benissimo! Grazie, ragazzi! Wow! I costumi sono tutti bellissimi! È quasi arrivata l'ora di cominciare la parata, quindi adesso cerchiamo un costume per te! Piccolo mostro, qui vedi un costume che vorresti indossare? Sì, sì! Non sberciate, non sberciate! Piccolo mostro, da cosa ti sei mascherato? Sono mascherato come i miei due migliori amici. Sai indovinare chi sono i miei due migliori amici? Sì, Dora e Boots! Sono un missile ronzante! È un costume davvero molto bello, piccolo mostro! La parata di Halloween sta per avere inizio! Parteciperemo tutti insieme alla parata di Halloween! Adesso alza bene la gamba e batti a terra i piedi! Batti i piedi! Batti, batti, batti! Con noi marcerai. Segui i passi accanto a noi marcerai. Se vorrai con noi marcerai. Segui i passi accanto a noi marcerai. Sì! Forza, vieni anche tu con noi, tutti nel Magic World. Questa via ci porterà. Forza! Dai, si va. Cosa incontreremo mai? Giocheranno con me tra i porcellini. Ma certo! It's a wonderful place. Io sono Jack e tu. Ciao Jack. Ciao Boots. Guarda, c'è Biancaneve, l'omino di pane. E un gnomo che gioca con te. Perché nel mondo delle favole tutto è stupendo. Se vuoi puoi restare insieme a noi. Cenerentola un tratto si trasformerà. E noi se ti andiamo a lavorare. Il mondo delle favole è qua. E ti stupirà, e ti stupirà! Vieni, mangia una banana! Boots si è trasformato in... Boots addormentato! Boots addormentato? Questa è opera della strega! Guardate, l'albero! Si sta trasformando... Nella strega!
Ho fatto un incantesimo del sonno a questa scimmia. Per favore, mi dica come posso rompere l'incantesimo del sonno. Non lo scoprirai mai e poi mai. Fly, scopa. Vola! Attenta! Careful! 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 Scusi, capo! È colpa mia! Scusi! Scusi! Boots, svegliati! Svegliati! Dai! Chiri, 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 chiri. Svegliati, svegliati, dai! Voi sapete come possiamo rompere l'incantesimo e svegliare Boots addormentato? Esiste soltanto un modo per rompere l'incantesimo. Boots addormentato deve essere abbracciato al più presto da una vera principessa. Ma non esistono delle vere e proprie principesse qui nel mondo delle favole. Molte di loro hanno provato a superare la prova per diventare una vera principessa. Ma nessuna di loro ci è mai riuscita. È difficilissimo. È molto difficile. 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 Dora, perché non provi tu a farlo? Sì, sì, questa è una buona idea. Potrebbe funzionare. Tu puoi farcela, Dora. Yes, you can, Dora. Oh, Dora, tu sì che puoi farcela. Io non sono sicura di poter diventare una vera principessa. Ma ci devo provare. Ci devo provare per il mio amico Boots. Sì! Dora! Come facciamo adesso a salire in cima alla torre e venire da te per poterti aiutare? Ho appena avuto un'idea. Prima i miei amici animali mi hanno regalato questa spazzola magica. Adesso la userò, così i miei capelli diventeranno davvero molto lunghi e i miei amici si potranno arrampicare e raggiungermi quassù. È un'ottima idea, brava. Sì, può funzionare. È fantastico! Ti va di aiutarmi a spazzolare i capelli per farli diventare davvero lunghi? Fantastico! Adesso aiutami a spazzolare i capelli. Allora, alza la mano e spazzola i capelli con me. Spazzola, 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 spazzola! Sta funzionando! I miei capelli stanno crescendo! Hai rotto il mio incantesimo! Tutto il potere sta svanendo! Adesso non ho più alcun potere, Dora. Sta volando molto, 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 molto lontano! E nessuno la vedrà mai più d'ora in poi! Adesso mettiti in ginocchio, Dora. Dora l'esploratrice, sei riuscita a superare tutte le prove. Ora tu sarai una vera principessa. Guardate! Le scarpe di Dora si sono trasformate! Wow! E guardate che vestito bellissimo! Indossa anche un cappello da principessa! What a beautiful princess! Adesso ti sei trasformata in una vera principessa! The Princess Dora! Sì, wow, Dora, sei una vera principessa! Sei bellissima! Ora però devo sbrigarmi. Devo andare a svegliare Boots addormentato e riuscire ad abbracciarlo prima che cada l'ultima foglia dal muro. Dobbiamo sbrigarci. Forza, aiutiamo gli unicorni a volare e a raggiungere Boots. Per dire agli unicorni di volare, diciamo fly! Di fly! Più forte! Fly!
di Fly! Dora, Dora, sbrigati! L'ultima foglia si sta staccando! Si sta cadendo! Ho bisogno del tuo aiuto per svegliare Boots addormentato. Coraggio, aiutami ad abbracciare Boots. Allarga le braccia insieme a me e abbraccia, abbraccia, abbraccia. Abbracciamolo più forte, più forte, più forte. Guardate! Dora! Oh, Dora! Ho fatto il più strabiliante dei sogni. Ho sognato che diventavi una vera principessa con dei capelli molto lunghi.